ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho pensato di farvi vedere una nuova ricettina per capelli, perché da tanto tempo che non me ne faccio una. E così ho pensato, ma sì, faccio vedere una ricettina che l'anno scorso mi aveva aiutato tantissimo e mi era piaciuto veramente tanto per schiarire i capelli. E non è un impacco, non è una maschera, è una cosa molto più sfiziosa, pratica, veloce da fare, ma anche per ottenere risultati. È molto efficace, perché ormai l'estate è arrivata e quindi fa sempre piacere avere, nel caso mio, che sono comunque mora, qualche riflesso luminoso nei capelli. Invece per chi è un po' più chiara di me, ad esempio un castano chiaro, può avere con questo prodotto un risultato ancora più efficace, quindi proprio di schiarire i capelli e avere dei riflessi biondi. Iniziamo subito, ragazzi. Allora, quello che ci occorre è un limone, lemon, eccolo qua, un limone vi consiglio bio. Io riprendo dal mio albero, nel mio orticello, lo sapete, perché comunque andiamo a utilizzare anche la buccia. Nel caso in cui lo dovete comprare, compratelo bio, vi consiglio. Se proprio non lo trovate bio, allora la buccia non la usate, perché comunque è piena di pesticidi quando non è bio e quindi vi andreste a mettere in testa delle schifezze e non è il caso. Prima cosa, prendiamo il limone, lo andiamo a premere in un pentolino. Ok, qua dentro prendiamo il succo di limone. Non ci fate caso se scendono anche gli ossicini, non fa nulla, tanto poi comunque dopo li andiamo a togliere. Ma che vi faccio vedere abbondante, sia perché io ho i capelli lunghi, lo sapete, molto folti, quindi ovviamente me ne serve molto, e lo voglio preparare anche per mia sorella, quindi ne faccio abbondante. Dopo aver premuto tutto il limone, o anche prima, come volete voi, ci andiamo a mettere anche la buccia, eccola qua, perché la buccia di limone, non so se lo sapete, se seguite i miei video lo sapete perché ve l'ho detto più volte, contiene l'olio essenziale di limone, che è un ingrediente che ha proprietà schiarenti, tra le tante proprietà che ha, anche quelle schiarenti per i capelli, anche purificanti. Infatti questo spray è un prodotto che è ottimo per schiarire i capelli, ma anche per lucidarli, per renderli molto puliti e appunto renderli più lucenti e belli. A questo punto, ragazzi, andiamo a coprire con 2 bicchieri di acqua. Prendiamo il nostro bel pentolino e lo mettiamo sul fuoco. Mi raccomando, ragazze, guardate sul mio blog www.calitadolce.com, dove vi scriverò come al solito un post correlato a questa ricetta in cui vi metterò delle sostituzioni, vi darò le informazioni dettagliate su come utilizzare il prodotto, insomma tutte le cose che in pochi minuti di video non riesco a dire o spesso mi dimentico. Facciamo bollire per 2-3 minuti e poi spegniamo il fuoco. A questo punto, ragazze, ci aggiungiamo il secondo ingrediente che è ottimo per schiarire i capelli, appunto dopo il limone, che è la camomilla. Vi ho fatto diversi video per schiarire i capelli, ve li lascio tutti nei box informazione, guardateli perché sono tutti ottimi. Ho fatto anche diversi spray per capelli, lucidante, disciplinante, anticrespo per proteggere i capelli dal sole. Guardate tutti i video, trovate tutti i link nei box informazione. La camomilla, io per praticità aggiungo le bustine di camomilla, così dopo quando devo andare a filtrare faccio prima. Però se avete capolini di camomilla, cioè proprio le margheritine, quelle là che si prendono in bisteria, anche vanno benissimo. Lascio quindi in infusione per 2-3 minuti, nel frattempo prendo il terzo ingrediente ottimo per schiarire i capelli, che vediamo se indovinate, è una cosa che ci rende molto brilli e spesso ubriache, ci fa fare delle cose pazze e strane, ed è la birra! Eccola qua! Quindi vado ad aprire la mia birra! Che vuoi la birra tu? Ecco qua! Vuoi la birra? La birra, ragazzi, è ottima per schiarire i capelli. Infatti fin dai tempi delle nostre nonne si utilizzava questo rimedio naturale, appunto del rimedio della nonna, di schiarire i capelli con la birra. Infatti si bagnava tutti i capelli e si metteva al sole, e con l'azione del sole sui capelli impregnati di birra si schiarivano. Questo rimedio che vi sto facendo vedere casalingo si ispira un po' a quel rimedio della nonna. Questo fluido ha un profumino, ragazzi, fantastico, perché profuma tantissimo di limone e tantissimo di camomilla, che è veramente un profumo piacevolissimo, molto estivo e fresco e bello. Anche se non avete la birra, già così è ottimo, però la birra amplifica il potere schiarente di questo fluido e ha anche un leggero potere conservante, perché l'alcol che è presente nella birra funge un po' da conservante, quindi potete preparare e applicarlo ad esempio 2-3 giorni consecutivamente, qualche giorno in frigo si conserva, così potete fare più applicazioni. Filtrare con un passino. Spremete bene le bustine e le bucce
intrise di fluido. A questo punto andiamo ad aggiungere la birra della stessa quantità del fluido che abbiamo messo, quindi aumenterò del doppio. Per renderlo un po' più profumato e per aumentare le proprietà schiarenti ma anche lucidanti di questo fluido, ci vado ad aggiungere un po' di olio essenziale di limone. Potete anche non metterlo. Questo prodotto con questi tre ingredienti è già una super bomba. Mescolo bene bene. Prima di andarla a utilizzare, se mettete l'olio essenziale di limone dovete sempre agitare il vostro fluido prima di spruzzarlo. Adesso prendo i miei contenitori spray. Questo è il nostro fluido e lo andiamo a versare nei nostri spray. Prendete dei contenitorini spray, li trovate un po' ovunque, anche nelle profumerie li vendono questi vuoti. Comunque potete anche utilizzare un vecchio contenitore spray lavato e asciugato. Guardate che bello, mi sono divertita ad attaccare tutte le lettere, spray capelli e questo qua che sarebbe uno scotch colorato, che è questo. A volte è anche divertente personalizzare questi qua, lo vorrei regalare a una mia mamma e a una mia sorella. Eccoli i miei spray capelli, guardate come sono belli, ho deciso di farne 3. Uno per me, uno per mia mamma e uno per mia sorella. Applicati anche più giorni, più volte al giorno, praticamente li dovete applicare sui capelli, li dovete spruzzare. Se avete tanti capelli come me, usate anche un mollettone, così lo applicate prima nella zona di sotto, poi sciogliete i capelli e lo applicate anche sopra. E va appunto applicato sui capelli, va spruzzato, va vaporizzato. E poi magari se le fate asciugare i capelli all'aria, di modo che anche con l'azione del sole il potere schiarente è molto molto più efficace. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando supportate i miei video di cosmetici naturali con tanti pollici in su, così appena raggiungo tanti tanti like ne faccio subito un altro. Vi mando un bacio grandissimo, ciao!